Saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi abbiamo il piacere di presentare un vero e proprio cold case. Si tratta di San Nicolao di Pietracolice, indagine archeologica su un caso di omicidio, morte violenta e malamorte nella Liguria medievale, di Fabrizio Benente, pubblicato da pochissimo da Oltre Edizioni. 162, 192 pagine per soli 21 euro. E io, come mia abitudine, non perdo tempo e lascio subito la parola al nostro ospite perché questo giallo medievale mi intriga. Prego, Fabrizio. Grazie, grazie dell'invito e grazie dell'ospitalità che è gradita. E allora, partiamo dall'inizio. 2001 si avvia uno scavo archeologico, un progetto di scavo che coinvolge l'Università di Genova, 6 anni di lavoro, 250 studenti. L'obiettivo è scavare integralmente un ospedale di passo, non uno qualsiasi. Il più importante che c'è nella Liguria orientale, il più esteso, quello al centro dei transiti di pellegrini, viandanti, militari, su un periodo lungo, almeno fino al a partire dal XII, almeno fino al XVI secolo. Ovviamente, come accade in questi casi, lo scavo si allarga, si amplia anno dopo anno, si scava la chiesa, si scavano gli annessi alla chiesa, il grande edificio ospedale, si scava l'area cimiteriale, quella dietro le absidi della chiesa, poi si scavano le aree intermedie e emergono già dalle campagne di scavo del 2005, del 2006, delle sepolture che hanno una posizione che potremmo definire insolita. Io non uso mai il termine anomalia, perché poi quando uno va a verificare statisticamente c'è molta più normalità nelle anomalie di quanto si possa pensare. Ecco, ci sono delle sepolture in posizioni insolite. Non sono nell'area cimiteriale principale, quella posta dietro le abside della chiesa. E, beh, lo scavo continua fino al 2008. Al di sotto dei livelli di frequentazione medievale emerge un grandissimo, importantissimo sito frequentato dal Neolitico all'età del rame. Però noi rimaniamo nell'archeologia medievale, che è il mio interesse. Negli anni successivi comincio ad assegnare delle tesi di laurea. Ovviamente lo scavo diventa un laboratorio didattico, la pubblicazione va avanti mano a mano che gli allievi elaborano i loro lavori, le loro tesi. Arriva finalmente il momento di affrontare l'indagine delle aree cimiteriali. Ora, sia chiaro, il lettore curioso che andasse a cercare su internet troverebbe decine di articoli dedicati a San Nicolao e un paio di libri già scritti, quindi non è che sia proprio una novità, novità. Lo studio delle aree cimiteriali e il dato archeologico, antropometrico, antropologico, appunto, portato avanti in questo libro, invece, è una novità, è una novità. Perché una novità? Perché scavando il cimitero, come ho detto, abbiamo trovato una cinquantina di sepolture. Poche di queste erano fuori dell'area cimiteriale. Una era nell'area posta di fronte al vano appoggiato alla chiesa. E per la postura dello scheletro inumato aveva delle caratteristiche di, beh, utilizzo un termine. Era frettolosa, era una sepoltura scomposta, fatta con poca profondità, realizzata in maniera molto veloce. L'individuo inumato non era deposto in maniera in posizione orientata, est-ovest, o canonica, con le braccia conserte, appoggiate sul petto o sul bacino, insomma. Sfuggiva a quelle che sono le caratteristiche tipiche delle sepolture del XIII o del XIV secolo. E questo ad una prima osservazione. Poi, ovviamente, quando l'archeologo e l'antropologo insieme scavano, analizzano, documentano, fotografano, ripuliscono, beh, insomma, lo scheletro di questo individuo
aveva una caratteristica, era costellato, era pieno di tracce di colpi di arma da taglio che evidentemente avevano scalfito la pelle, penetrato in profondità la pelle, i muscoli, erano arrivati all'osso, avevano toccato, tagliato l'osso e nell'estrazione della lama, anzi ne sono due poi le lame diverse, avevano portato via delle scaglie ossee. Quindi già al primo, diciamo, esame autoptico in corso di scavo era chiaro che l'individuo era stato vittima di morte violenta, di un caso di violenza interpersonale. Non è difficile pensarlo, un ospedale di passo in un luogo remoto, lungo una strada dell'Appennino Ligure, le rupi, voi sapete come è costruita la Liguria, rupi costiere a picco sul mare, alternate a brevi tratti di costa, è un paesaggio montano anche se è davanti al mare, e le vie mulattiere e pedonali, no, che consentivano il transito parallelo alla linea di costa, erano vie isolate, spesso tra una tappa e l'altra bisognava c'era una lunga percorrenza, c'erano valichi piuttosto impegnativi. Le fonti scritte ci parlano di brigantaggio, ci parlano di casi di omicidio in zone vicine, quindi non c'era da stupirsi del ritrovamento di un individuo morto per violenza interpersonale. Poi pian piano si è allargato, no, la maglia della ricerca, e alla fine, analizzando in maniera preliminare gli scheletri che provengono da San Nicolao, gli individui morti sicuramente per violenza interpersonale non sono uno, sono almeno cinque. In più c'è anche una sepoltura di una donna intorno ai 40 anni, intorno tra i 30 e i 40 anni, in stato di gravidanza, al termine della gravidanza, e di due infanti, per cui l'analisi del DNA ha rivelato la presenza della traccia dello Yersinia pestis. Quindi in questo sito di passo particolare, in questa chiesa sotto la protezione di San Nicolao, sono confluite sepolture che nella letteratura possiamo definire insolite, anomale, ho detto un aggettivo che uso malvolentieri. Evidentemente la protezione del santo attirava quelle sepolture che forse non sarebbero state deposte nella chiesa parrocchiale, la pietas di coloro che conducevano l'ospedale o dei viandanti portava verso questo luogo sacro individui che le regole canoniche, i liturgisti, tutto ciò che era prescritto tra il XII e il XIV secolo avrebbero allontanato dal recinto sacro e santo di un cimitero. Certo, messe non proprio nel recinto sacro e santo del cimitero, ma in posizione prossima all'edificio di culto. Ecco, questo è stato un po' il tema che ha consentito lo sviluppo del libro, cioè analizzare questi casi dove le fonti che un archeologo usa, cioè le fonti materiali, ci dicono qualcosa di diverso rispetto a quanto scrivono canonisti, liturgisti, predicatori del XII, XIII, XIV secolo in relazione alla mala morte, cioè alla morte priva del perdono, della remissione dei peccati, priva della liturgia che accompagna la separazione dalla vita, priva del legame domestico e familiare che accompagna l'individuo verso il trapasso. Ecco, la morte non perdonata, non rimessa, portava ovviamente alla dannazione eterna, però evidentemente tra le regole scritte e la vita quotidiana, la quotidianità delle regole degli uomini, esistevano dei piccoli, cioè c'era qualche sfalsamento, no? E i nostri individui hanno trovato sepolture e riposo
forse non proprio nel recinto sacro e santo e benedetto del cimitero, ma vicino alla chiesa intitolata a San Nicolao. Questo per inquadrare in linea di massima il contenuto del libro. Sì, è un saggio, non è un giallo, non è un romanzo, non è narrativa. Io ho scritto romanzi, ho scritto narrativa, perché nella vita bisogna anche divertirsi su altre cose, ma questo è proprio un saggio scientifico con tutte le caratteristiche che lo devono accompagnare, dall'edizione critica dei dati alle appendici scientifiche. Però il punto è operare da archeologi confrontandosi con una gamma di problemi che stanno nell'antropologia culturale, nella storia del territorio, che stanno a stretto contatto con lo studio delle consuetudini, delle abitudini, delle pratiche devozionali. Ecco, questo era un po' l'obiettivo. Utilizzando un termine mutuato da altre letterature, un libro crossover, cioè un libro che va al di là dell'edizione stretta del dato archeologico e comincia a dialogare con altre discipline. Propone il dialogo con altre discipline, pone delle domande, le pone tanto se le pone l'autore, poi l'autore le pone ai colleghi, ai lettori, c'è un gioco col lettore e forse qui il cold case funziona, perché quando colui che scrive mette in campo un gioco con colui che legge, beh, allora si scatena, si innesca una curiosità. Ecco, la curiosità sta proprio in questo, e il cold case sta proprio in questo aspetto qua, nel aprire l'interesse di colui che legge verso tante possibili chiavi di lettura di questo caso. Ora mi interrompo, Maurizio, ti invito a una domanda e poi andiamo avanti in modo da rendere dinamica questa nostra chiacchierata. Beh, sai, io come tutti i lettori di gialli vado subito a vedere chi è l'assassino. E non so se, ma almeno chi è la vittima. Qui la situazione è molto chiara, è anche molto archeologica. Allora, del luogo del delitto possiamo formulare un'ipotesi, la strada che conduce a Pietracolice, una strada che si inerpica su un valico che nel Medioevo si chiama Pietracolice, oggi si chiama Pietra di Vasca. È una sorta di dente di sega molto irto che segna la via che metteva in collegamento Brugnato, Moneglia, Sestrilevante, Chiavari e sull'asse ortogonale la via verso Velva e la Val Petronio. Scusate, la Val Petronio sì, e la Val di Vara. Quindi è una sorta di crocevia fondamentale, ma lo è fino alla fine dell'Ottocento. Tutti passano di lì. Quindi l'area del delitto è un'area di strada. E sappiamo che è frequentata da briganti su un lungo periodo. I briganti del Bracco sono una realtà ancora del dopoguerra. Sandro Pertini viene nel 46 o 47, ora non ricordo, viene fermato sulla strada del Bracco, derubato di ciò che aveva, tra cui dei soldi, un pigiama e una pistola. Quindi le vittime dei briganti del Bracco cominciano nel Medioevo e vanno avanti fino alla costruzione delle moderne strade asfaltate. Quindi conosciamo il luogo. Della vittima conosciamo tutto tranne il nome, perché l'amico e collega Antonio Fornaciari, che ha studiato insieme ad alcune mie laureande lo scheletro, ha ricostruito un profilo antropologico fisico dell'individuo perfetto. Sappiamo che era un giovane tra i 25 e i 30 anni, sappiamo che aveva una statura intorno al 1,70 m, aveva una buona alimentazione. Ma questo gli comportava un
una certa difficoltà, qualche problema alla dentizione, aveva già avuto delle perdite di denti, aveva delle carie, quindi forse un'alimentazione molto ricca di carboidrati, di zuccheri, non gli zuccheri che consumiamo noi, ma quelli delle farine, quelli, insomma, quelli naturali. Aveva le tracce di un'infezione trascorsa, passata, ad una delle orecchie, che ha lasciato tracce sotto forma di placche ossee. Aveva gli arti inferiori particolarmente muscolosi, perché le inserzioni di tendini erano particolarmente forti. Forse era un individuo abituato ad andare a cavallo, a dorso di mulo. Stava bene prima di morire, stava bene, era in buona salute, aveva un fisico energico. Viene, cos'altro dire di questo individuo? Viene colpito da 22, sullo scheletro sono stati contati 22 colpi di due diverse armi. Una lascia tacche più profonde e segni di distacco molto, molto marcati, una lama larga, può essere una spada che in grado di incidere, colpire fortemente il corpo. Una lascia tracce più fini, soprattutto sul costato, forse un pugnale, forse una lama più sottile. Comunque gli assalitori sono almeno due. Abbiamo ovviamente cercato di ricostruire anche la scena del delitto, nel senso che l'individuo ha colpi principalmente sulle gambe, sui femori, sulle tibie, sui piedi, una parte del piede troncata via, no? Una parte proprio mozzata. Ha ferite al costato, ha ferite alle braccia, ha ferite sulle spalle, al retro. Ha dei colpi subiti nella parte posteriore delle spalle, non ha ferite al capo. Due ipotesi: era in posizione elevata e quindi non ha subito colpi al capo, e una volta caduto a terra forse si è protetto, perché poi ha ferite anche in queste parti. Oppure portava un elmo, quindi era protetto aveva una protezione di altra natura. Sicuramente l'effusione di sangue deve essere stata molto alta. Probabilmente lo shock da queste ferite alle gambe, in prossimità di arterie anche importanti, lo hanno condotto a perdita di coscienza, una morte abbastanza celere, abbastanza veloce. Certo, è un delitto d'impeto, non è un delitto, è l'equivalente dei moderni delitti passionali, perché coloro che colpiscono tendenzialmente cercano di annullare, distruggere l'essenza dell'altro. 22 colpi non sono pochi, sono i colpi che caratterizzano oggi, non so, gli omicidi per vendetta, i femminicidi, insomma, sono quelle caratteristiche. Sono quelle morti caratteristiche di violenze personali, non semplicemente belliche, ma proprio tendenti a distruggere la fisicità dell'individuo. Ci sono degli indizi, tanto è seppellito vestito, perché noi abbiamo trovato, posizionate sullo scheletro, le fibbie delle calzature, la cintura, le fibbie della cintura multipla, no? Quella cintura tipica medievale, che consentiva, la sospensione del pugnaletto con la sua custodia, di una saccoccia con le sue monete. Abbiamo trovato una moneta, è una moneta molto particolare, un obolo della zecca di Lione, diciamo, nella Liguria di Levante. E abbiamo una monetina della zecca di Lione che si data tra la fine del 200 e gli inizi del 300, che ci dà un bel termine post-quem per l'individuo. L'obolo aveva delle fibre di tessuto connesse, quindi poteva, beh, semplicemente può essere stato buttato sopra i vestiti, e traccia delle fibre è rimasta sull'ossidazione della moneta, oppure poteva essere cucito dentro il vestito, tenuto in una tasca, ma è una monetina, non ha un valore
commerciale, è l'equivalente dei nostri pochi centesimi che ogni tanto ci sfuggono dalle tasche e li abbandoniamo in giro, no? Non è certo l'equivalente, non è certo il potere di acquisto di un euro o di un denaro nel Medioevo. È una monetina, ma è francese di una zecca molto rara. E anche qui le ipotesi si sviluppano, no? Cioè era sua, di lui, e quindi veniva dalla Francia o era stato in Francia, la portava con sé come amuleto, come ricordo, oppure di coloro che l'hanno seppellito ed è semplicemente un segno scaramantico, un accompagnare in maniera scaramantica un individuo. E sappiamo che viaggiatori su quella rotta ce n'erano tanti. Ecco, questi sono, perché utilizzo il termine cold case? Perché sono i dati su cui un archeologo non potrà mai dare una risposta. Abbiamo il luogo di inumazione, sappiamo che è stata un'inumazione molto veloce, addirittura il rigor mortis, perché la posizione del corpo, la posizione delle ossa, lascia supporre che l'individuo sia stato seppellito entro le 20 ore, dal 20-24 ore dal decesso, quando ancora gli arti erano rigidi, quindi non si potevano comporre come si sarebbero composti in una sepoltura. Un braccio è posto così dietro la schiena, le gambe sono contratte, sembra che nella posizione in cui è stato ucciso sia stato poi trasportato e seppellito, vestito com'era. Quindi non da tanto distante probabilmente. L'obolo della zecca di Lione, le fibbie, la sepoltura veloce, le fonti che ci parlano di omicidi in questa zona, siamo tra fine 200 e inizi 300. Difficilmente l'analisi delle fonti scritte riuscirà a dare un nome e un cognome a questo individuo. Se penso che poi nel contesto di San Nicolao ce ne sono altri, ce ne sono almeno altri, ho detto sono cinque in totale, almeno altri quattro, di uno seppellito quando la chiesa era abbandonata di fronte all'altare, immaginiamoci anche la scena, qui un altro ammazzamento, una chiesa ormai abbandonata, le fonti dicono solo il coro aveva integro, quindi la navata semicrollata, eppure un seppellimento di fronte a un altare con due monete, entrambe databili alla fine del 400, che coincidano con un periodo di forte fragilità e di forte confronto tra le truppe francesi e le truppe genovesi e milanesi, quindi un ammazzamento, un omicidio, un altro, anche qui un giovane che si colloca in quest'area di strada, un altro individuo che è stato studiato dal mio collega Nicoradi, che ha invece questo, non ha ferite sul corpo, ma il cranio completamente ricoperto di colpi forti, le ossa sono incise da colpi molto forti che ne hanno causato la morte. Ecco, il tutto, quello che emerge dallo studio che sta emergendo e che ha consentito poi di scrivere questo libro, è un caso particolare dove la morte violenta, la morte senza remissione dei peccati, la morte in giusto o ingiusta guerra, che i canonisti, che i predicatori del XII, XIII, XIV secolo leggevano e indicavano come un indizio di dannazione eterna, beh, viene mediata dalle pratiche consuetudinarie. Da una parte si parla di morti destinati alla sepoltura asini, quindi abbandonati nei campi, sepolti nei campi, queste sono le fonti scritte, e dall'altra invece troviamo una forma di pietà che riconduce in un luogo dove evidentemente la sacralità del santo protettore di San Nicolao era il motivo
era il motivo per cui questi morti venivano affidati e portati verso questi luoghi. Pochi morti di peste, molti morti di morte violenta, altri probabilmente deceduti per malattia. Un luogo isolato, un luogo particolare, probabilmente una chiesa intorno alla quale c'era una devozione, un'aura di forte cristianità che ha consentito il formarsi di questi fenomeni che io non definisco mai anomali, ma insoliti, su cui è bello indagare. E qui l'archeologo si confronta, come ho detto, con tante altre discipline, senza il pregiudizio di dire l'ultima parola, anzi lasciando aperta la possibilità che siano altri a dire l'ultima parola. Ecco, Maurizio, più o meno il racconto del libro è questo. Poi ovviamente c'è un ricchissimo apparato bibliografico, critico. Mi sono divertito, devo dire, l'ho scritto durante, come tu puoi immaginare, durante l'isolamento in cui il Covid ci ha relegati, per cui ero qui con i miei libri nel mio studio. Io abito in Alta Val Gravelia, quindi abito anche in una zona piuttosto remota. Facevo lezione ai miei studenti tramite il computer, avevo molto tempo per approfondire ed è frutto di un periodo in cui uno magari sfuggiva alle letture solite, andava a indagare in campi di ricerca della medievistica che sono bellissimi e che sono meno soliti per un archeologo, ma sono dei percorsi belli per chiunque abbia voglia di affrontare la lettura del Medioevo. Eh sì. E credo che l'unica cosa da fare sia correre a comprare il libro, perché lo hai reso in maniera ineccepibile e molto avvincente. Purtroppo non sapremo mai chi era il morto ammazzato e chi era o chi erano gli uccisori, perché pare che fosse più di uno, no? Sì, erano almeno due individui perché Sono le armi che hanno inferto i colpi sono due, ma ti racconto, ovviamente nella ricerca delle cose è emerso mi sono messo con impegno a cercare nelle fonti scritte un qualcosa che potesse darmi un'indicazione. E mi sono imbattuto in Olderico di Biassa, che purtroppo muore, ma più o meno nella stessa zona, ma un secolo dopo. Olderico di Biassa era un luogotenente, funzionario della Repubblica di Genova, e viene massacrato da un feudatario locale, da un malaspina, con 12 sicari. I malaspina commettevano ruberie sui viandanti, non a San Nicolao, poco vicino, a Brugnato, e Olderico viene inviato per indagare. E mentre si avvicina a Brugnato, mentre si avvicina ai luoghi dove dovrebbe svolgere l'indagine, viene accerchiato dal malaspina e dai suoi sicari. È ucciso. E anche qui è una morte con somma effusione di sangue, dicono le fonti. Poi c'è tutto un processo, lo racconto nel libro, perché ovviamente nel libro dovevo anche cercare casi analoghi, no? Qui, ecco, qui sappiamo tutto. Qui sappiamo il mandante, sappiamo chi sono gli assassini, i sicari. Abbiamo il processo, sappiamo chi è il morto, ma non abbiamo il corpo. Esattamente il contrario del nostro morto di un secolo prima a San Nicolao. Però nel libro le due storie si completano Sì, e ci danno un'idea e si tengono bene insieme. si sostengono a vicenda, È ci danno certo. bene un'idea. Poi non voglio svelare tutto il libro, ma in questa ricerca che è tipica dell'archeologo, no? Da una fonte all'altra, da un sito all'altro, da un contesto all'altro, procedendo per confronti, per indizi e per tracce, in maniera che piacerebbe tanto a uno scrittore di gialli. L'archeologia poi
lavorando per tracce e indizi, tipicamente un'operazione alla Conan Doyle. C'è una vicenda, un'altra vicenda simile, no? Mi sono chiesto spesso perché tutti i luoghi che sono stati siti di ospedale di passo, nella Liguria almeno, sono accompagnati da leggende popolari molto forti legate a omicidi, assassini, spesso a monaci o rettori degli ospedali che si trasformano in assassini. Allora, andando anche lì a scavare nelle fondi, esce il Cesena, sacerdote e scrittore per eccellenza della Val di Vara, una valle con termine, che scrive nel 500 una storia della Val di Vara, racconta dell'ospedale delle 100 croci, anche il nome in qualche modo rimanda, e mette su una storia favolosa e fabulosa di un monaco assassino che appunto uccideva le sue vittime e nascondeva nel pozzo il carnaio. E anche qui è una fonte antica, una fonte del 500, non distante dagli omicidi di cui stiamo parlando, che poi si materializza per paradosso nella toponomastica e nella cartografia storica. E questa è un'altra pista che intraprendo nel libro, no? Dalla fonte letteraria al confronto con la cartografia, con la toponomastica, la leggenda dei luoghi che si innesta sui nomi dei luoghi. Per cui se tu vai a guardare la cartografia, diciamo, settecentesca e preunitaria di quelle zone, trovi tutta una serie di toponimi che rimandano alla vicenda raccontata dal Cesena. Ecco, questo è un altro capitolo del libro che, come vedi, apre tante pagine, tanti quesiti, e alla fine, come tutti i libri, è un gioco intellettuale, ripeto, fatto in un momento in cui di tempo libero ne avevamo poco e l'intelletto chiuso in una stanza si libera e giocando con i libri e giocando con la capacità di scrivere, ne esce un libro. Questo è. Allora, io vorrei ricordare il titolo perché è intrigante, ma soprattutto nei sottotitoli. San Nicolao di Pietracolice. Indagine archeologica su un caso di omicidio, morte violenta e malamorte nella Liguria medievale. Ce n'ha parlato il suo autore, che è Fabrizio Benente. Oltre edizioni, pubblicato da poco, 192 pagine per 21 euro, correre subito in libreria e tuffarsi in questa vicenda appassionante ma anche istruttiva, direi. Auguro di buona lettura a tutti. Ti ringrazio molto davvero per aver accettato il nostro invito. Invito tutti i nostri ascoltatori a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org, dove troveranno anche questa video presentazione insieme a tutte quelle realizzate in questo interminabile anno e mezzo e più di pandemia. E speriamo un giorno magari di rivederci con una presentazione in presenza, perché secondo me sarebbe davvero intrigante. Grazie Quando ancora. sarà possibile, volentieri. Grazie, grazie dell'invito e grazie a tutti. Arrivederci, arrivederci.